Un saluto a tutte le lettrici e tutti i lettori di Tempo Stretto, con cui mi scuso per la mia barba lunga che sto facendo crescere per motivi di lavoro, e a loro rivolgo insieme alla redazione del giornale quanto mi è stato richiesto, cioè un'idea e un sogno, un piccolo sogno per la nostra città. Il mio è il più facile di tutti. Mi piacerebbe molto che Messina diventasse, essendo una città meravigliosa, una città veramente turistica, che fosse viva sempre, anche d'estate, quando tutti quanti chiudono i negozi, tutti chiudono le case e se ne vanno, ma che invece offrisse al turismo la sua bellezza, recuperando la zona falcata, per esempio, e facendo della cultura di cui è ricchissima, il suo motivo principale, il modo più bello di raccontarsi agli altri. Ciao a tutti.